Determinare colore e fluorescenza dei diamanti è un processo molto complicato che richiede una buona vista, capacità tecniche, allenamento e una strumentazione adeguata. Da oggi è disponibile uno strumento in grado di farlo autonomamente in maniera molto precisa, i cui componenti sono stati testati e sviluppati dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento. Come è nata l'idea di questo prototipo? Beh, anzitutto bisogna dire che l'idea è nata all'interno di Gemchrome, quindi una necessità che si aveva a livello così industriale, che è stata accolta da FBK, la quale ha messo a disposizione le sue capacità nell'ambito della ricerca, più specificatamente nell'ambito delle misure, e Optis, che si è occupata poi del prototipo e della realizzazione del prodotto che andrà in commercio. Ecco, che tipo di misure avete fatto? Beh, abbiamo fatto una serie di misure per non solo riuscire a capire, a discriminare i vari tipi di classe di diamanti, ma soprattutto una serie di misure per capire qual è il metodo migliore per poter raggiungere poi un risultato che permetta l'identificazione della classe. E come ha condotto le sue sperimentazioni? Io mi sono occupato delle misure preliminari e le prime misure di qualifica secondo i vari setup che venivano decisi, al fine di stabilire cosa realmente era possibile trarre da queste misure. Mi sono dedicato tempo pieno, giornate intere senza interrompermi, e abbiamo valutato cosa alterava la luce, il diamante, l'attraversamento, le riflessioni, come si alterava in base a tutta una serie di parametri che avevamo impostato.